Fratelli e sorelle carissimi, come dicevo in apertura alla celebrazione, il Giovedì Santo, con la messa in Cena Domini, è preludio al triduo pasquale della passione e morte, sepoltura e resurrezione del Signore. Centro propulsore di tutto l'anno liturgico e cuore della fede e della preghiera della Chiesa. Durante l'ultima cena, Gesù istituisce l'Eucaristia, il sacerdozio ministeriale, ed insegna il servizio fraterno della carità. Egli vuole che siamo ad un tempo fratelli e servi, gli uni degli altri, gli uni per gli altri. Celebriamo dunque un mistero che è sacramento di salvezza, la cui scaturigine è nella carità infinita e misericordiosa di Dio. Siamo stati oggetto del suo amore redentivo, riscattati dal sangue di Cristo, guariti dalle sue piaghe. Ma fatichiamo, e non poco, a divenire noi stessi soggetti capaci di attuare quel comando che ci ha lasciato, perché il suo esempio fosse esperienza viva e vera fra di noi. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Questa esortazione che ci ha introdotti all'ascolto della pericope evangelica e che troviamo verso la conclusione del capitolo quindicesimo del Vangelo secondo Giovanni porta a perfezione persino il comandamento di amare il prossimo come se stessi. Va oltre, bisogna amare come lui ama. Questa è la vera modalità. Non è più tanto il bene per se stessi la misura, ma l'amore che egli ha avuto per noi. Gesù non ci invita semplicemente a volerci bene, ma ad amarci come lui ci ha amato. Il modello dunque è lui, e il servizio fraterno della carità, di conseguenza, esprime concretamente il senso di questo comandamento. Il gesto sorprendente di Gesù nella lavanda dei piedi, questo esempio di carità, prepara per certi versi anche a comprendere l'importanza del grande comandamento, che non deve essere semplicemente contemplato, ma accolto ed esercitato da chiunque si fa suo discepolo. La missione di Gesù ed il suo insegnamento, quindi, culminano proprio con la prescrizione del nuovo comandamento e con la consegna di se stesso perché si compia il disegno del Padre. Ecco allora, carissimi, che quanto noi ripeteremo fra poco, imitando Gesù con il rito della lavanda dei piedi, non sarà solo un commovente ricordo di quanto ha fatto il Divin Maestro, ma è soprattutto un ricordare ciò a cui la Chiesa è chiamata, ciò a cui tutti noi, fratelli e sorelle, battezzati nella morte e resurrezione di Cristo, siamo chiamati. L'esempio di Gesù può essere compreso solo se si è disposti ad entrare nella logica del suo comandamento. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Come non vedere disatteso fortemente questo comando del Signore nella storia che ultimamente ci restituisce immagini di divisioni, di massacri, di conflitti, di guerre fratricide? Mi chiedo e vi chiedo, ma che senso ha tutto questo? Come possiamo ottenere il dono della pace se non recuperiamo i valori fondamentali su cui dovrebbero strutturarsi l'umana convivenza,
il senso civico del vivere comune e soprattutto come possiamo pensare ad un'emancipazione da forme deleterie di sopruso senza prima convincerci che tutto ciò che lede pesantemente la libertà altrui o attenta irrimediabilmente alla legge della vita, che sempre e in ogni caso va custodita e promossa, ci travolge in un processo di regressione e di morte. Quello che stiamo vivendo in questi giorni, l'efferata guerra a pochi passi da noi, è un vero scandalo. Come si può giustificare un eccidio simile anche di persone innocenti? Nessuna motivazione che spinga a conflitti armati potrà mai essere sostenuta e condivisa. Nessun uomo ha il diritto di alzare la mano contro un altro uomo. Nessun uomo ha il diritto di alzare la mano contro un altro uomo. Purtroppo però questa verità, anche tra noi cristiani, spesso rimane un'utopia e si finisce solo col piangersi addosso, senza provare veramente a cambiare le cose. Il vero cristiano non è l'uomo della resa. Anche quando il nostro linguaggio, il nostro stile di vita non sembrano essere compresi, diventano potente segno di contraddizione per il mondo, come lo è stato l'apparente fallimento di Cristo sulla croce. Quella morte ha cambiato il mondo, è diventata segno di vita nuova, di rinascita, di resurrezione. Le liturgie di questi giorni, allora, ci ricordano proprio questo, che l'amore è ciò che ha vinto, vince e sempre vincerà il mondo. È luce che dissipa le tenebre del peccato e della morte. L'amore è ciò che rimarrà in eterno. Chi vuole essere vero protagonista della storia sa bene che la forza brutale, l'abuso di potere, le ideologie che favoriscono classificazioni sociali sono strumenti a servizio di un'antistoria. Il vero protagonista, il vero eroe della storia umana è colui che sa testimoniare ciò che è invincibile. E l'invincibile è Cristo. L'arma per essere tale è l'amore. A questo siamo chiamati, carissimi fratelli e sorelle, ad essere invincibili. A questo è chiamata la Chiesa, attraverso una testimonianza concreta di solidarietà e di carità. Dobbiamo piegarci alle necessità dei fratelli, chinarci sulle ferite aperte e sanguinanti dell'umanità e portare nel mondo speranza, amore e consolazione. Il rito della lavanda dei piedi, a cui assisterete fra poco, vuole simboleggiare nel sacerdote che imita Gesù proprio il segno di una Chiesa che rinnova l'impegno del servizio fraterno della carità, di una Chiesa che si conferma nella fedeltà alla vocazione ricevuta, di una Chiesa sempre pronta a piegarsi per lavare i piedi polverosi e stanchi dell'umanità, di una Chiesa pronta a farsi prossima, vicina alle necessità della gente e a versare sugli ultimi della società l'olio della letizia e della speranza. Nel rito compiuto dal sacerdote, che imita appunto Gesù nel gesto di lavare i piedi ai suoi, dobbiamo cogliere la sintesi del lavoro pastorale della Chiesa, che si pone al servizio del popolo di Dio, affinché lo stesso Cristo continui ad essere presente ed operante. Proprio ieri sera, tra l'altro, sono stati benedetti dal nostro Padre Arcivescovo gli oli santi
che oggi abbiamo accolto nella nostra assemblea all'inizio della celebrazione: l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e il crisma, olio misto a profumo. Questi oli significano la grazia divina, grazia che ci santifica e ci costituisce membra vive e attive della Chiesa. Dobbiamo essere, cari fratelli e sorelle, la Chiesa del servizio, la Chiesa del grembiule, come più volte diceva il compianto servo di Dio, Monsignor Tonino Bello. Dobbiamo essere la Chiesa che annuncia e vive il comandamento nuovo. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni gli altri. A partire proprio da questa affermazione, voglio formulare il mio augurio, innanzitutto a voi, miei carissimi confratelli sacerdoti, di saper vivere sempre il ministero guardando all'esempio di Gesù, unico vero modello del nostro sacerdozio, e di amare come Lui ci ha amato, non dimenticando che è stato Lui a scegliere noi, che ci ha prediletti. Sentiamoci ospiti speciali del suo amore misericordioso, uniti profondamente e indissolubilmente al suo cuore di pastore, per dispensare con generosità i doni della grazia che sgorgano dal suo fianco squarciato sulla croce. Sentiamoci amati sempre, sostenuti e guidati dalla forza dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Non posso, infine, non rivolgere un augurio a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, che pure siete chiamati ad essere discepoli del Signore in forza del battesimo ricevuto. Soprattutto a quanti hanno ricevuto il dono della vocazione matrimoniale, dico di non cedere alle difficoltà e di non turbarsi dinanzi alle sfide del tempo presente, che possono diventare, se vissute nell'orizzonte della fede, vere opportunità di crescita e di maturazione umana e spirituale, rafforzando così i vincoli della comunità familiare. Difendete le vostre famiglie da qualsiasi attacco, interno e esterno, perché possa risplendere nel segno del vostro sacramento l'amore casto e fecondo di Cristo per la sua Chiesa. A tutti, mentre affido alla Vergine Santa delle Grazie e a San Pio da Pietrelcina i propositi di ognuno, auguro di vivere e realizzare in pienezza l'appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa. Una Chiesa che annuncia la salvezza, che la celebra e la testimonia mediante l'esercizio del comandamento dell'amore. Vivete, fratelli e sorelle, nel dono e del dono dell'amore infinito di Dio e sarete invincibili e la vostra gioia sarà piena. Amen.